Buongiorno a tutti, se invece vogliamo parlare delle operazioni culturali, c'è da dire che in questa fase non c'è tantissimo da fare, nel senso che cimato, abbiamo già cimato, eventualmente quando i capi a frutto tendono a scendere bisognerà cimare altre volte, tenete conto che in annate così piovose si arriva a cimare anche tre volte. La fascia a grappolo, vedete che in questo caso non era stata defogliata dal lato sera, ma è stata defogliata dal lato mattina, non va toccata perché adesso in questa fase, con questa dimensione degli acini, l'acino è molto delicato e una singola botta viene subito evidenziata con un imbrunimento, un'ossidazione, quindi bisogna assolutamente lasciare stare il grappolino, e che diventa meno sensibile poi dopo l'invaiatura, e allora a quel punto si può intervenire e si può passare a spollonare. Vedete che i ricacci non sempre vengono tolti e quindi abbiamo varie situazioni in cui si può intervenire, e sia meccanicamente quando sono così sviluppati, ma di solito in questo caso anche le spollatrici meccaniche fanno fatica, per cui bisogna proprio far passare gli operatori, sia chimicamente quando sono un po' meno sviluppati, e poi c'è poco altro da fare in questa fase come lavori a terra. Quindi diciamo che il grosso delle lavorazioni manuali a terra è di fatto concluso e ricomincerà dopo l'invaiatura. Buon lavoro!